È una festa di ogni santi che rispetta la tradizione anche quest'anno con la visita ai cimiteri per un saluto ai cari defunti e come sempre i fiori sono l'omaggio che si lascia sulle tombe con un po' d'attenzione alla spesa, soprattutto dei crisantemi, il fiore tipico di questa ricorrenza che ha un prezzo dai 2 euro ai 2,50 euro a stelo. Questa festa di Ogni Santi 2023 per quanto riguarda le vendite dei fiori. È andata bene come tutti gli anni, questi giorni si è lavorato e sono aumentati un po' i prezzi, però si è continuato a lavorare, ecco, diciamo. La gente continua a mantenere la tradizione dei crisantemi o che fiori sceglie? Sì, il crisantemo è sempre il fiore che va per la maggiore, però ecco, la gente quest'anno ha diminuito un po' con questa crisi che c'è, diciamo, ha diminuito un po' gli acquisti, ma comunque è andato bene il crisantemo. Ha trovato i fiori aumentati come prezzo? Ma probabilmente qualcosina sì, però sinceramente non ci ho fatto caso. Comunque non si rinuncia mai, insomma, a fare una visita ai propri defunti. No, comunque ho un pensiero che va sempre bene. Che fiori ha scelto? Il lilium è delle rose. Quindi non il crisantemo della tradizione. No. No, quest'anno no, abbiamo cambiato. Ha trovato i fiori aumentati quest'anno? Di prezzo? Mi scusi, non ho pagato io, ma penso di no. Sono aumentati tanto i prezzi dei... Non lo sappiamo, no, non ci abbiamo fatto caso, scusate. Non ci si pensa ai propri defunti. Il Sicuramente, in questo momento sì. pensiero è sempre quello di un fiore? Ma di un fiore anche di seguire l'insegnamento che i propri genitori ti hanno dato durante la loro vita. Si rispetta la tradizione il giorno di ogni santi di andare a trovare i defunti, ma i fiori sono aumentati? No. Non ha notato aumenti. Che cosa ha scelto? Tutte margherite. È un fiore che le piace? Sì. Non le vendite quest'anno? Noi abbiamo venduto perché abbiamo cercato di mantenere gli stessi prezzi dell'anno scorso, nonostante che gli aumenti ci sono stati. C'è stata un po' di diminuzione nelle quantità per chi acquista? Allora, sì, hanno ridotto i mazzi, però comunque li hanno sempre completati con, oltre ai crisantemi, con altre tipologie di fiori. Il crisantemo continua ad andare per la maggiore? Sì, il crisantemo c'è, molte persone non lo amano, però comunque come simbolo lo hanno utilizzato. C'è anche chi ha cercato di mantenere i prezzi come lo scorso anno, ma i mazzi acquistati sono sempre più piccoli perché inflazione e carovita si fanno sentire anche nei gesti d'affetto.